A 15.000 mi piace faremo la stessa sfida o con la cotoletta milanese o la lasagna romagnola. Quindi commentate o con la cotoletta milanese o la lasagna romagnola. Bella ragazzi, carichiamo ormai da Fuse Gamer. Oggi ragazzi siamo qui in Grecia a Mykonos. Sì, a Mykonos. Oggi ragazzi andate qua, che bel panorama. Però questa non è la cosa importante di questo video. No. Perché ragazzi, visto che vi è piaciuto molto il confronto pizza Berlino-Napoli, oggi vi facciamo un altro confronto di un cibo tipico italiano all'estero, provato sia all'estero che in Italia. Oggi mangeremo una carbonara a Mykonos confrontata a quella di Roma, che in teoria è la carbonara più buona di tutto il mondo. Quella insomma, così come la pizza era per Napoli, la carbonara è per Roma. Devo scelto la carbonara perché è stata molto gettonata nei vostri commenti. Quindi mi raccomando, qui sotto i commenti consigliateci altri cibi tipici italiani da assaggiare all'estero, anche in quale paese, ma assaggiarlo è tutto, da fare due confronti. Quindi mi raccomando ragazzi, adesso assaggiamo. Andiamo a cena al ristorante, andiamo a la carbonara e vediamo un po' cosa ci portano a tavola. Comunque non a caso, qua la zona è Little Venice. Sì, la piccola Venezia. La piccola la Venezia. Vedremo un po'. Insomma, sì, vedremo, siamo in Italia forse. Esatto, incontreremo Harry forse. Sì, dai. Ciao Harry. Adesso andiamo a cercare il ristorante e vi facciamo sapere. Bella. Ok ragazzi, abbiamo scelto il ristorante. Adesso dobbiamo scegliere cosa? La carbonara. Eh sì, allora facciamo vedere il ristorante. Ristorante Costas. Costas Manolas. Eh sì, per i romani, anzi per i romanisti, Costas Manolas. Manolas. Ragazzi, lo vediamo la carbonara. 10 euro, giusto? Uno vapa. Vabbè, comunque prendiamo la carbonara, 10 euro e va bene. Voi ragazzi che prendete? E io sto qui, devo per forza prendere il 10, sono forte alla 10. Ok, tu Tom? Io andrei a 10. Ok, allora noi due prendiamo la carbonara, giusto per fare l'assaggio. Giudicata. E speriamo vada tutto bene. Speriamo. Se è possibile due pite in più. No? Due pane, pane in più, pita, okay. Pane pita. For me carbonara. Mia carbonara. Also for me. Tu carbonara. Su. Perfetto. Che hai preso tu alla fine, Omar? Bene Andrea, alla fine ho deciso di prendere anche il Gyros perché ho detto dai, domani torniamo a casa, me lo assaggio per bene di nuovo. E quindi quando arriverò il piatto vedrete com'è. Eccoci qua, è arrivata la carbonara per tutti e due. Ma lo faccio vedere per bene, la faccio vedere. Allora, adesso lo doriamo e tutto, perché mi ha detto forse mister che c'è la panna dentro. Probabilmente c'è la panna e questa è proprio una cosa che i romani, voi romani che ci seguite, che state guardando questo video, sicuramente bacchetterete, perché cioè la panna non si fa, cioè non si mette. Facciamo una cosa, sì. Visto che tutti i romani sanno come si fa la carbonara, o comunque magari qualcuno la fa a modo suo, noi sappiamo come si fa la carbonara. Diteci, no? La vera ricetta della carbonara nei commenti. Qua sotto nei commenti, tutti i romani. Ingredienti base. Tutti i romani e nonno. Esatto. Come la fate voi nel vostro paese? Nella vostra casa, a casa voi qua, a casa vostra come la fate? Secondo la vostra tradizione alimentare. Adesso ragazzi, aspetta, no, vedo un attimo. Allora adesso assaggiamo. Assaggio prima io, mister. Vai, vai. Assomiglia un po' alla carbonara. Aspetta, non dico la pasta, che non dico che non tiene sapore, però facciamo assaggio questo, faccio vedere prima a voi. La pasta è molla come una merda. Assaggio questo qua. È bacon questo. Vai mister, dacci un tuo parere. Guarda la panna. La pasta è completamente scotta. È insipida, insipida, senza sale. Vabbè, a volte si dice che il sale è meglio non metterne tanto che metterne tanto. Però è meglio metterne poco che non metterlo proprio. Giusto, cari amici greci. Faccio un assaggio così con il sale e vediamo se migliora la cosa. Però ho pensato, vedete che forse perché l'ho messa al piatto, quindi la mangio solo con un po' di cipolla. Ma... comunque adesso sinceramente a me non dico che mi sta piacendo, però comunque adesso è più buono, anche se diciamo che adesso come dei il voto là a Berlino il 7 di 7 qua do 5 e mezzo, sì. 5 e mezzo 6 pure io.
Io arrivo... Quanto arrivi, Anto? Arrivo a stento a 4 e mezzo. Perché se tu ci metti la panna, praticamente copri, non fai sentire il sapore bello, cioè buono, dell'uovo, teoricamente. Cioè la carbonara principalmente... Ma l'uovo non ci sta? Qua non si sente un cazzo, perché è stata, sarà stata messa panna al posto dell'uovo, o comunque sarà stato messo il minimo di uovo, però il risultato, diciamo, non è come quello che poi si spera. Andremo ad assaggiare, quindi io, per me è pienamente, cioè totalmente insufficiente, devo essere sincero. Ho dato pure un 5 e mezzo. Dato. Adesso la finiamo, ragazzi, e vi faremo sapere se riusciremo a digerirla e finirla. Eccoci qua, abbiamo finito tutte e due. Sì, nonostante comunque per la fame, nonostante i difetti, per la fame l'abbiamo finita. Quindi ragazzi, mi raccomando, lasciate un bel mi piace e fateci sapere se avete assaggiato voi la carbonara in qualche altro posto al di fuori dell'Italia o di Roma, vabbè. Però comunque ragazzi, adesso ci becchiamo a Roma, perché è importante teoricamente di questo video. Quindi guardate fino alla fine, perché ce ne saranno delle belle. Adesso ci troviamo a Roma. Eccoci qui ragazzi, siamo in auto direzione vicino Roma per mangiare la seconda carbonara di seguito in questo video. Speriamo che questa, vabbè, sicuramente sarà più buona. Quindi adesso fa vedere dove siamo, in mezzo ai fraschi. E fresche frasche ai frate e romani, in mezzo ai frate, bello. Questa volta c'è anche Mirko. Mirko. C'è Om che già c'era a Mykonos. Tutte carbonare. Mirko, assaggiatore ufficiale di carbonare da anni. Mirko, qual è il tuo piatto preferito, Mirko? La frittata di maccheroni. Devi dire la carbonara. Eh sì, infatti. E vabbè, non fa niente. Quindi ragazzi, c'è anche Enrico questa volta. Eri, ti piace la carbonara? Non mi fa impazzire. No. Che cazzo ti piace a te, Enrico? Un po' cazzo. Ok. Quindi ragazzi, adesso andiamo dentro. Vi faccio vedere prima il ristorante, prima che entriamo, e andiamo dentro con la carbonara buona. Vai. Dai, cazzo, finalmente. Eccoci qua, siamo arrivati alla destinazione, si chiama Elena, giusto Mirko? Trattoria da Elena. Trattoria da Elena, Elena. Non c'è la bonus. Tipica cucina romana, penso che, ecco, non si può sbagliare. Andiamo dentro. Forse andiamo sul sicuro, però devo prima vedere la location. 10. Magari. Voto 10. Con signorilità. Ragazzi, siamo entrati nel ristorante, nella trattoria, e ci hanno detto che non fanno la carbonara. A noi abbiamo detto, scusate, noi siamo venuti appositamente per fare... Questa da Mykonos. Cioè, da Mykonos. Questa vede da Mykonos, dalla Grecia, per fare sto assaggio. Esatto, non c'è il menù, cioè non c'è la voce nel menù carbonara, cioè sembra un po' strano, visto che fanno cucina tipica romana. Infatti poi ci hanno detto, va bene, certo, li accontentiamo. Solo perché siete i Fuse Gamer. È venuto da Mykonos. Quindi, a sto punto, adesso è buono, perché se non è buono, se la fanno più appositamente per me. Oh, se non è buono, chiudo il video senza dire niente. Ok. Facciamo così, ok, promessa. Ragazzi? È una promessa. Ragazzi, loro ci hanno portato il pecorino, formaggio, pecorino e parmigiano. E il parmigiano. Voi cosa preferite? Pecorino o parmigiano? Mi piacciono tutte e due, però il pecorino c'ha quel olezzo in più. A 15.000 mi piace faremo la stessa sfida o con la cotoletta milanese o la lasagna romagnola. Quindi commentate o con la cotoletta milanese o la lasagna romagnola. Quindi. Ma PS, ma dovevi fare un video a parte? No, ci ho fatto anche un nuovo tatuaggio, ma non lo fai, ti mando se no poi dice qualcosa. Ragazzi, emana un odore. Cazzo, è vero? O all'uovo, è l'uovo. No, guarda. Ecco qua. Ecco. Grazie. Se ci volete ancora un po' di neve lo mettiamo, eh? Bene, grazie. Porto, La casa brindata. Alla vera pasta italiana. Esci. Beh. Il porto nostro è la pasta che facciamo noi in casa, quindi... È fatta in casa comunque, ragazzi. Tutta... Di che parliamo? Ronaldo, ma di che parliamo? Parliamo dell'Italia! Ai Trifuse Gamer. E ragazzi, chi secondo voi fa la carbonara più buona di Roma? Il locale? Invece a questo momento, magari ci andiamo poi con calma quando andiamo a Roma. Magari quando c'è il Romix tipo. Esatto.
quindi consigliateci in questo nei commenti. Adri, ti chiamo tua mamma. Mamma, sto mangiando la carbonara a Roma. Sì, mamma. No! Cosa? Che hai detto? Ma ripeti. Ma qual è rutto, mamma? Che stai dicendo? Perché il telefono oggi è caduto nell'acqua, perciò fa sto rumore. Vabbè, dai, ti lascio, dai, devo mangiare. Ma è il telefono. Tra 2 ore e mezza. Ciao mamma, ti voglio bene. A tavola è tutto. Il Galateo si segue sempre. Personalmente preferisco con la pasta viva. Per me è la carbonara ufficiale con la pasta viva. Però questo è un buon 7,5. Qua dico che l'uva era buonissima, il guanciale era buono, il profumo era buono. La pasta, nonostante sia stata cotta di solito lunga, però comunque era buona. Al dente, io do un bell'8 a questa carbonara. Io confermo l'8 di Antonio. No, sono 6, volevo dare l'8, volevo dare già prima del voto di Antonio. Perché è vero, l'uovo era forse l'uovo più buono che ho mangiato fino a morte. Bravo, era buonissimo, l'odore esagerato. E ragazzi, se lo merita un bell'8. Adesso andiamo dentro con la chiusura. E beh, come dicono, non ci sono paragoni. Come al solito, tra Italia e estero, una partita sul food. Hashtag Italia regna. Sì. Quindi ragazzi, è finito qua il video, mi raccomando, vi ricordo di lasciare un bel mi piace qua su Scattane Caro, oggi perciò non mi dite niente, mi raccomando, consigliateci un altro cibo italiano tipico da assaggiare all'estero e farci il confronto. Quindi ci siamo ricreati con questa carbonara e lasciate un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale, noi ci ribecchiamo ad un prossimo video. Bella ragazzi!